Oggi vado a fare delle patate lesse. Patate lesse? Sì, patate lesse. Ma lo sapete perché? Allora, perché mi piacciono. Perché mi piacciono le patate lesse. Perché ci farò un condimento che le renderà ancora più interessanti. Ma soprattutto per un'altra cosa. Perché? Con questo video, un po' questo video, riassume un po' il modo con cui io vorrei presentare le ricette. A me non mi interessa fare ricette che siano stupefacenti. Sì, ogni tanto è divertente fare la ricetta che fa lasciare gli occhi aperti, però la cosa ancora più interessante è riuscire a fare qualcosa che rende interessante la cucina di tutti i giorni, in un modo sempre semplice. Questo è il mio modo di cucinare. Detto questo, con questo prologo così tanto importante, si parte a fare queste patate. Patate che ho già sbucciato, anzi, diciamola tutta, io le ho sbucciate due, tutto il resto le ha sbucciate David. E ora si vanno a lessare. Le dividiamo, quando sono grosse in questo modo, in quattro. Queste dimensioni circa. Quando sono un pochino più piccoline, in due. Cerco anche io di farle più o meno delle stesse dimensioni, in modo tale che la cottura possa essere uguale. Nel manuale, se esiste, ma probabilmente esiste perché esistono manuali per tutti, del bravo food blogger o chissà che altro, tutte le patate sono uguali, uno si va col calibro a cercare al supermercato. No, questo è il classico sacchetto che voi come noi comprate al supermercato. Ce ne sono un po' lunghe, un po' tonde, un po' strette. Alla fine l'importante è che più o meno abbiano le stesse dimensioni. Allora, bando alle ciance, acqua che sta bollendo, un po' di sale e poi si vanno a tuffare le patate. Devono essere tenere ma non spappolate perché devono mantenersi compatte, sono patate lesse. Tempi di cottura, indicativamente io vi dico più o meno, secondo me siamo su un quarto d'ora, però è sempre la solita cosa. Test, forchetta, se la forchetta entra bene e sono sufficientemente cedevoli, sono pronte. Le scolate, e quindi farò anche io la stessa cosa, scolate e lasciate lì a raffreddare. Ci vediamo dopo che prepariamo anche la salsa di condimento. Le patate le ho scolate e le ho messe anche, tra l'altro, ora su questo foglio di carta forno, ma potete utilizzare un panno, in modo tale che si possono anche asciugare facilmente, infatti ora sono belle asciutte. Ora vado a fare la salsa di condimento. Mortaio. Spicchio d'aglio, cumino, chiodi di garofano. Io vi consiglio di metterli anche se non vi piacciono. Io, per esempio, è una delle poche spezie che non amo, però qui ci stanno bene. Io ce ne metto tre, proprio tre di numero. Paprika, me la metto piccante e tra l'altro io la metto anche un pochino di più, però diciamo due cucchiaini rasi vanno più che bene. Io l'ho messo un po' di più. Origano. E ora la prima cosa da fare è pestare e amalgamare un po' questi ingredienti. Aggiungo anche un pizzichino di sale grosso, proprio pizzichino, cioè non enormità. E continuo. Quando vedrete, perché poi tanto si vede comunque, che si sta creando quasi una pasta, si va ad aggiungere un cucchiaino di brandy e un paio di cucchiaini di acqua. Ora questo punto, e non c'è più bisogno però di pestare, un cucchiaino abbondante, fate quasi un cucchiaio di senape all'antica. Non trovate o non avete la senape all'antica, mettete la senape normale, però in quel caso mettetela un pochino di meno. Ora la cosa importante è amalgamare il tutto. Yogurt, e ora ci metto dentro l'impasto fatto al mortaio. E ora si va a servire. Ecco, magari non sovrapponetele troppo, in modo tale che si possano condire bene, però insomma, tanto il condimento penetra ugualmente. E a questo punto semplicemente dovete mettere la salsa sopra. Non lesinate, perché la salsa qui ci va. Per chiudere, un po' di aneto, oppure un po' di finocchietto, oppure un po' di prezzemolo, oppure un po' di erba cipollina, quello che volete, ce la mettete proprio sopra così. È un contorno, eh? Questo è un contorno, ma pensate un attimino, semplici patate lesse con una fettina di petto di pollo, magari lesso, oppure fatto tristissimo. In questo modo,
diventa tutta un'altra cosa. Quella fettina di petto di pollo diventerà incredibile con questo contorno. Ma per dirvi se effettivamente è incredibile, io me l'assaggio. Salsa abbondante. Assaggio. Una patata ressa? Altro che patata ressa.